applauso accoglie Sofia all'ingresso di scuola. Le lunghe trecce e la mascherina sul viso nascondono l'emozione. È il primo giorno della sua nuova vita. I compagni della prima elementare sono entusiasti. Lei, 7 anni e occhi sperduti, però già conosce la paura e il dolore. Il dramma della guerra, insomma, non deve passare negli occhi e nella testa di questi bimbi che devono vivere la loro vita in maniera serena. Quindi oggi siamo felicissimi che Sofia sia qui. Una settimana fa Sofia è scappata dall'Ucraina e con la mamma e la nonna ha trovato una famiglia romana pronta ad accoglierla. Siamo nel quartiere Torraccia, ad est della capitale, dove la contaminazione tra le culture è già una realtà. La classe che l'ha accolta, che una prima era emozionatissima di avere questa bambina, hanno fatto tantissimi disegni. Poi abbiamo avuto la fortuna di avere in questa classe una bambina che parla ucraino e quindi sarà in grado di relazionarsi. Sofia è una ragazza intelligentissima, si è già visto subito che si è ben mossa all'interno della classe, sta serena, tranquilla, quindi penso che non ci saranno assolutamente grossi problemi.